al nostro invito ha risposto sì, ha chiesto un gruppo di lavoro coordinato dai dirigenti, con la partecipazione degli stessi assessori, Razza, Turano e Messina, ha chiesto un compenso di 1 euro per non far pagare alla regione di vitto e alloggio, ha deciso di utilizzare la sua barca e mi pare un atto di grande stile e di generosità. Tutto quello che si fa per cercare di combattere e contrastare questo virus è stimolante e avvincente. Una cosa ovviamente è organizzare ospedali di rianimazione per il trattamento di casi gravissimi. Un'altra cosa è organizzare un meccanismo preventivo e informativo per assicurare il maggior numero di possibile di turisti in visita in quest'isola straordinaria. Quindi è un lavoro più agevole, più articolato, molto più dettagliato sul territorio del quello a quale ci stiamo concentrando. L'applicazione che è facoltativa, ma sono convinto che saranno in tanti i turisti a chiedercela, perché ognuno vuole venire a divertirsi sapendo di essere accompagnato da un sistema discreto, invisibile, ma che quando hai bisogno che intervenga è pronto a intervenire.